Ma hey Cuj, ben ritrovati dal vostro Andronic in questo nuovo episodio di Inazuma Eleven 3, Lampo Folgorante. Quest'oggi affronterò una squadra un po' speciale. È l'ultima vera squadra che mi rimane da affrontare per il Super Torneo Fantastico. Finalmente lo sto per concludere e così concluderò anche una parte degli speciali di Inazuma Eleven 3, Lampo Folgorante. Poi inizieranno gli speciali degli ogre e poi dopo continuerò con qualche speciale ogni tanto. Però la squadra che devo affrontare oggi è un po' particolare, mi servono dei codici per trovarla. Iniziamo subito col primo. Nell'area di Tokyo Sud andiamo allo stadio dell'FF, ovvero Football Frontier a Tokyo Sud. In questo stadio, o meglio fuori dallo stadio, troviamo un ragazzo di nome Bernie, ma prima ci sfidano. Ce la facciamo? Eccolo qua, Bernie. Dunque, questo qui mi dice: Ehi là, mi chiamo Bernie Element. Pensi potermi battere in una sfida a calcio? Se riuscirei a battermi, aggiungerai mirati al sistema di ingaggio distributore. Ma per sfidarmi bisogna conoscere la password segreta. La password segreta non si trova in questo gioco, devi cercarla altrove. Allora, qual è la mia password? Dunque, le quattro password necessarie per affrontare questa squadra si trovano con un minigioco che è sul microsito di Inazuma Eleven. O scrivete Inazuma Eleven sito, il primo suggerimento che vi capita dovrebbe essere il microsito, non un sito che parla di Inazuma Eleven, proprio un microsito creato da Nintendo. Lì con un minigioco dovreste trovare quattro palloni e quei quattro palloni da calcio vi danno i codici per affrontare questa squadra. Ora, il primo codice da inserire è elementi. Ovviamente vi dice anche dove trovare i giocatori, non è che invece solo inserisci questo codice, dice dove lo inserisco, vi dice anche quali giocatori trovare, dove trovarli più che altro. Bene, ci vuole affrontare in una sfida di calcio, e allora facciamolo nero. Fantastico, adesso potrei ingaggiarci dal distributore di palline, ci vediamo. Ora cercherò di farli in fila, perciò se ancora non avete cominciato il gioco per qualche strana ragione o l'avete ricominciato e volete comunque sia farli in fila, nessun problema, perché li faccio in fila anch'io. A questo punto andiamo a Tokyo Nord, a proprio nell'edificio della Raimon, nella nostra scuola. All'interno c'è un altro personaggio. Il primo personaggio, Bernie Element, si sblocca al capitolo 2, mentre questo si sblocca al capitolo 5. Si trova qui sotto, in basso, eccolo qua. Interessante, eh? Ehi, io sono Walken Rulbuch, la gente mi chiama Stickler. Vuoi giocare contro di me in una sfida? Se mi sconfiggerai, aggiungerai il mio nome al distributore di palline in modo che tu possa ingaggiarmi. Niente male, eh? Ma prima devi darmi la password segreta, senza password non se ne fa niente. Non troverai la password in questo gioco, vai a cercarla altrove. Allora, qual è la password? Credi di conoscerla? Certo che la conosco, mio caro. La password è segui regole. Sì! Questa è proprio la mia password! D'accordo, allora, giochiamo. E giochiamo, ti faccio nero. Sì, così va bene. Ora puoi ingaggiarci sul distributore di palline. A dopo. Una volta finito il capitolo 5, quindi praticamente anche all'inizio del capitolo 6, bisogna andare, fammi un po' vedere, nell'area giapponese di Lyokot, a quanto pare. Me le sono scritte qua perché sennò non mi ricordavo assolutamente. Quindi andiamo un po' nell'area di Lyokot, nell'area giapponese. Ah, ho capito dov'è. Praticamente appena arriviamo. Eccolo qua, Decker dovrebbe chiamarsi lui. Salve, mi chiamo Decker Pyle, Deck per gli amici. Ti va a sfidarmi? Se riuscirai a battermi aggiungerai i miei dati, ma prima dimmi la password. Sappi che la password è sempre le stesse cose, dite. Un po' di originalità, per favore. La password per questo giocatore è fila di carte. Esatto! Forza, giochiamo! Sì, c'era anche un... c'era, non so se c'è ancora, un gioco di carte di Inazuma Eleven con tutti i personaggi, i punti di forza. Non ho mai ben capito come si gioca perché non li ho mai comprate, dato che dovrebbero essere uscite in Italia, ma non mi sono mai interessato perché in quel tempo preferivo i videogame più che le carte. Ora, l'ultimo personaggio è, una volta finito il capitolo 9, quindi all'inizio del capitolo 10, nell'area brasiliana. C'è un ragazzo che si chiama Larry. Però nell'area brasiliana dov'era? Chi si ricorda dov'era? Non io. Ah sì, qui sotto è vero, anche questo qui ha le carte. Perfetto, eccolo, va. Bello questo, interessante. Yahoo! Io sono Pog, Larry Pog. Allora, credi davvero di potermi battere in una sfida a calcio? Ma guarda un po'.
Se mi batti, otterrai una bella ricompensa. Potrei ingaggiarmi da uno di quei distributori di palline. Ingaggiare me, Larry Pog, wow. Ma c'è un prezzo da pagare, c'è sempre un prezzo da pagare. Deverai dirmi la password super segreta. La password è un altro gioco, me la conosco. La password per Larry Pog è rubamazzo. Yoohoo, proprio così. Beh, ogni promessa è un debito, che la sfida cominci. Ora, una volta battuto questo giocatore, dovremmo essere in grado di accedere alla partita decisiva. Che ovviamente farò in questo episodio. Vediamo un po' se è così. Hai vinto un premio, eccoti, tieni una ricompensa. Biglietto carte. È quello che ci serve. Potrei dirti a cosa serve, ma non ho intenzione di farlo, dovrei scoprirlo da te. Ah, ancora un'altra cosa, avvicinati. Sai cosa ho sentito dire in giro? Cosa hai sentito? C'è qualcuno che ti aspetta nel dormitorio della Raimon. Non so chi sia. Faresti meglio di andare lì e scoprirlo. Alla prossima, ciao. Al dormitorio della Raimon? Chi è che mi aspetta al dormitorio della Raimon? È strano. Dunque dobbiamo andare sull'isola della Lince, se non sbaglio. E poi usiamo anche l'oggetto. Insomma, vediamo subito dove andare. Non perdiamo tempo, dai. Ecco, qua c'è lo schermo ora, perché sennò di là era torcicollo veniva. Andiamo nella cartella e su oggetti. Un biglietto a forma di carta da collezione. Potrebbe servirti per un amichevole. C'è una novità sugli amichevoli. Già, è proprio in questa zona. Non ve l'aspettavate, eh? Non mi ricordo se è randomica, ma non... non è randomica, eccola, va. Allora, facciamo la prova, tanto stiamo qui, stiamo. Dopo un po' di prove, no, è sempre qui, quindi non è randomica. Eseguire procedura super torneo. Carte. Sì, iniziamo. Vediamo quanto sono forti, se sono forti. In teoria è una squadra che si può affrontare appena finito il gioco, quindi non vedo perché debbano essere forti. Oh, eccoli qua. Allora, abbiamo Decker. Ah, ma anche gli altri. Walken e Larry Pog. Ah. Sì, insomma, livello standard, ma attenzione, Bernie e Shadow. Stack'em Sky High. Unfire d'Avantage. D'Avantage. Chucky Cardway. Gale Element. Fly Element. Neville Good Enough. Woody Element. Lucky and Lucian Rarey. Rarey, ovviamente. Tecniche, vabbè sì, insomma, tutte quante tecniche che hanno a che fare col gioco di prestigio, con le carte o con il loro elemento addirittura. Va bene, va bene. Ok, ottimo. Va bene, cominciamo allora, dai. Sono curioso di vederli in azione. Ottimo, Axel. Non mi preoccupo più di tanto, quindi andiamo con Tormenta di Fuoco. Dovrebbe essere abbastanza efficace, eh. Axel è un giocatore potentissimo. E anche se Tormenta di Fuoco è a livello 2, Muraglia di Carta, ma dove vai? Ma dove ti presenti? Era questo quello che temevo, che andasse fuori da quell'angolazione. Notevole cosa, oh Axel? Ma che dici? Che notevole è? Facciamo tirare a Kevin, va, per una volta. Vai. No, però. Non così, dai. Senti, già mi avete scocciato, eh. Ero curioso di giocare con voi, ma avete già scocciato, basta. Gioco sul serio ora. Qua, importa. Con Aurora. Vediamo. Tanto non ce la fai. Perché ti sprechi i punti così, figliolo? Oh, attenzione, si è potenziata. Prima ho detto che questa qui è l'ultima vera squadra che ci rimane, perché la prossima sarebbe la Darkstar. Ma la Darkstar è leggermente più potente, quindi dovrò allenarmi più e più volte per arrivare al livello almeno a 70 con tutti, per avere una possibilità. Comunque sia, poi magari per conto mio mi vedo a che livello stanno e se è fattibile. Perché da quello che ho letto dovrebbe stare oltre il 70, oltre l'80 addirittura, non oltre il 70, oltre l'80. Quindi...
Eccolo. Kote Penguin Ichigo. Verso la porta, esplode tutto, esplode. I pinguini li trapassano le carte come se fossero fatte di burro o di carta. Non veniva bene il gioco, dai. Passa le carte come se fossero fatte di carta. Veniva male. Però poi alla fine l'ho fatto comunque, quindi bene così. Perdonatemi se ricarico subito Axel, ma purtroppo l'ho sprecato. L'ho sprecato e quindi nulla. Devo utilizzarlo subito. Attenzione, però fanno dei passaggi piuttosto mirati, eh? E repentini. Ma attenzione, c'è attacco volante di Archer. Archie tira calci. Quindi se a forza di dare calci si può fendere lo spazio-tempo, il tessuto, io mi allenerei un pochettino nella vita reale. Perché la scusa che non si possono replicare le tecniche di Inazuma Eleven è perché ti fai male, è una bugia. Si possono effettuare. Capito? Certo, è un po' difficile che appaia un mostro del genere, che tu ci sali sulla mano, ti lancia in aria e poi con un calcio fai diventare la palla di fuoco e buchi la porta. Però qualcosina di simile potrebbe succedere, eh. In realtà vogliono solo tenerci all'oscuro di tutto, all'oscuro di farci diventare super potenti. E questa è la verità. Hai capito, la level 5. Vedi? Mentre noi ci imbrogliavano con non provatele, i giapponesi si allenavano. Ma ti ho smascherato, level 5. E se riuscisse ad arrivare a 4-0 per la fine del primo tempo, sarebbe un grande risultato. Nel secondo devo farne uno assolutamente per forza per arrivare a 5. Quindi poi potrei tenermi basso e fare un altro paio di gol. 1-2. A 6-7-0 facciamo almeno. Asso nella manica. Wow. Che bello. Io non ci posso credere. Sapevo che asso nella manica avrebbe cacciato una carta dalla manica, ma così si esagera. Continuiamo, dai. Con Axel posso effettuare un altro tiro, anche rubando palla. Scenderei a 55 punti, quindi una tormenta di fuoco. Anzi, addirittura un avvitamento esplosivo, esce benissimo. Però... Oh, attenzione, passiamo a lui. Poi di nuovo Axel, di nuovo a Sanford. Axel, portati avanti e poi tira. Bravissimo, però più centrale, grazie tesoro. Più dentro la porta, tormenta di fuoco. Tormenta di fuego. E segniamo un altro gol, dai. Sfreccia in porta alla velocità della luce. Ok, iniziamo un'altra offensiva. Ma ci rubano palla con dribbling illusorio. Non posso fare nulla. A parte ricaricare Sanford, quello posso farlo. Oh, Austin, no, ti sei fatto vivo allora, eh? Gravità massima contro un attributo fuoco. Attenzione, attenzione, Austin. Wow. Sei una rivelazione. Che succede qui? Oh. Beh. Xavier, avanti. Dai, facciamo un altro gol con te. Con Aurora sta a livello 3, allora scarica stellare portiamo. Pemmete, quanto è bella sta tecnica, quanto è bella. Una delle mie preferite, non lo smetterò mai di amare quella tecnica. Testate ardente, non ti fai un po' male? Casomai testata d'acciaio, allora dici sai, mi ricopro la testa di acciaio, tipo l'acchi dell'armatura, allora già uno può gestirla meglio, ma... fa male. 5-0, posso anche prendermela comoda ora. Magari rilassarmi con una tazza di tè bollente mentre risolvo qualche enigma con il professor Layton e poi finisce. Oh, questa qui non ha più punti, quindi ora se la prende in saccoccia. Già, mia cara. Funziona così la vita.
Però mi sono fregato da solo. Attenzione, riprendo palla. Dopo che me l'hanno fregata malamente. Perché sono tonto. Vai Axel, è tua. Ripassamela qui ora. Sanford, è per te Sanford, te la regalo. Con tutto l'amore che ti voglio. Eccola, è per te. E ora Pinguino Imperatore numero 1. Vai e compi il tuo dovere di pinguinozzo. Sfonda quella porta. Se fa testata ardente, muore. Gli buca nel cervello. Gol 6-0. Forza, continuiamo così. Ma te li immagini i pinguini che ti trapanano il cervello? Mamma mia, fa male. Ok. Ah, Sanford, ma che combini? Ti sei finito i punti di energia. Ma ti devo allenare proprio a te, eh. In resistenza più che altro. Ah, è vero, non ha più punti con lui per fare il tiro. E vabbè, oh. È finita. E si vince 6-0. Che vittoria! Accidenti, la prossima volta non ci batterete. Torres impara scivolata di fuoco. Torres, tu sei proprio un difensore assurdo, zio. Wow. A sto punto penso che David impari la prossima tecnica a livello 70. Perché ancora gliene manca una da imparare. Ora, se per sbaglio vi capita di uscire dalla procedura del super torneo come ho fatto io, basta andare qui alla Raimon e c'è un robottino per parlare. Verifica progressi super torneo fantastico? Certo. Andiamo qui sotto, abbattuti tutti quanti a livello S. Mano di forza! Attenzione, buona. E mano dello spirito. Hector Helio, bambino. Hector Helio, bambino. Sia chiaro. La differenza da quello grosso? Non lo so. E a livello 10, a mano suprema. Di base, ok. Eccolo qua. Carino, eh? Ah, ok, e il prossimo video non so quando verrà caricato, ma sicuramente la prossima settimana, un attimo che controllo le date, se ci siamo. Sì, settimana prossima sicuramente. Quindi io Cugio, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Nazuma Eleven 3, Lampo Folgorante. Vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.